Io non so come farvelo vedere, ma è uno spettacolo il prato. L'erba è alta, ma è proprio perché è alta, tutti i fiori hanno potuto dare il meglio di loro stessi. È tutto tempestato di giallo. No, ma è una roba. A parte i papaveri, ma queste margherite. Margherite gialle e bianche, i papaveri rossi. L'hanno fatta apposta per me, grazie. Non posso raggiungere la mia quercia. L'erba è troppo alta, anche per me, non solo per Minù. Quindi pericolo zecche, pericolo vipere. Col sole fa caldo, quelle escono. Ma è uno spettacolo. Io domani mattina voglio venire qua prestissimo, sperando che non ci sia la nebbia. Mi sa che me lo dimentico di chiacchierarvi del buco. Guardate. È un profumo dolce. Ma io sono felice. E poi abbiamo visto che l'omino che viene a curare questo noceto, che vive in Toscana, vive vicino ad Arezzo, e ha un casaletto qua sotto, se lo tiene tutto curato. E credo che sia anche il proprietario del nuovo impianto, però là qualcuno ha pulito, a parte che non danno per fortuna il diserbante. Ma è troppo, non è mai stato così in disordine, quindi è proprio tanto che non viene, mannaggia. E poi sul noci non c'è proprio l'ombra di nessun frutto. Santa polenta. Dovrebbero già esserci, no? Adesso mi informo, non me lo ricordo quando è che mettono il frutto in noce, ma se si raccolgono a settembre-ottobre. Ah, qua? Come le che le? Sì che abbiamo avuto di quelle gelate. La notte comunque fa fresco, qua ancora, non andiamo sotto lo zero, non andiamo vicinissimi allo zero, ma neanche vicino al 10, siamo sotto i 10 gradi la notte, ed è bello anche. A me sta anche bene, purché non sia un danno, guardate i colori. Io di queste cose qua poi faccio le stole, che devono essere riconoscibili, i paesaggi, ma anche no, devono avere un senso come capo d'abbigliamento, come sciarpa, tutto ciò deve avere un senso e questo. Vabbè, scelgo anche materiali, ma se avvicino l'immagine che mi ha ispirata, la voglio riconoscibile, quindi evocativo. Creo tele evocative da indossare, da appoggiare, dove avvolgerci, sì. Ah, un aereo, quant'è che non ne vedo? È una serata splendida. Adesso con la mini menu proseguiamo un poco e poi si torna a casa. Io tanto ho già cenato. Sardine e via, ho fatto una bella merenda. Ah, oh, che bello. C'è in affitto un casaletto. Quel casaletto che vedete là è credo che non è piccolino, eh? Ah, io ci abiterei qua. Ci abiterei e come? Certo, mia figlia morirebbe dalla paura a sapermi qua. Io no, non avrei paura, bellissimo. È una cosa terribile aver paura, cioè non avere la libertà di vivere dove si vuole perché qualcuno potrebbe dar fastidio, far violenza, dar disturbo, spaventare, ma è una roba pessima, dobbiamo migliorare, umanità. Allora, che si fa? Che ci avevo da fare? È bellissimo, io sono felice di star qua. Sono proprio felice, felice, felice. Vedere un prato pieno di fiori. Un prato pieno, pieno, pieno di fiori. È tutto un fiore. Domani mattina alle 5 voglio essere qua. Speriamo di ricordarmi. Sempre che Oreste mi lasci dormire questa notte. Mannaggia lui. E se ve la facessi vedere qua, ma che ho paura per la Minù con l'erba alta, mannaggia. Lei è piccola, è piccolina. Papaveri. Poi ci sono diversi colori di papaveri, in questa campagna c'è questo rosso scuro, bello, bello, rosso papavero, e poi c'è un rosso più aranciato, un po' più, non pallido, aranciato. Che cos'è quel fiore viola lì? Sembrano i cosi, come si chiamano quelli che mangiano? No, non sono quei fiori che mangiano in Puglia, ma è pieno, pieno, pieno di fiori, tipo questo.